Ieri nella struttura museale di Via Vittorio Emanuele a Gela è stato presentato ufficialmente il progetto Il Museo a portata di tasca, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma operativo FESR Sicilia 2007-2013. Con questo intervento la struttura è stata dotata di un avanzato sistema informativo basato sul web, grazie al quale gli ospiti attraverso postazioni fisse, tablet e smartphone potranno fruire di dettagliate descrizioni, schizzi ed immagini della collezione esposta. I contenuti sono disponibili in sei lingue: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo e persino cinese. Il progetto consentirà inoltre al visitatore di superare i confini dell'archeologia di Gela per approdare nel mondo dell'arte contemporanea europea. Con un semplice clic, infatti, i visitatori potranno associare i reperti del museo a circa 1600 immagini di opere realizzate da artisti moderni e contemporanei per gli utili confronti. Niente, il progetto del Museo a portata di tasca, come abbiamo detto durante la conferenza stampa, è un progetto che mira soprattutto a far crescere la capacità del museo di coinvolgere il visitatore in un'attività di conoscenza dei reperti esposti che vada oltre la semplice immagine del reperto che si può avere guardando una vetrina. È un'ulteriore offerta turistica, nello stesso tempo, oltre che culturale, che consente alla nostra città di interessare ancora di più i visitatori. È un progetto interessante quello della multimedialità legata all'arte, perché fa comprendere in maniera più profonda quello che è l'arte antica rispetto all'arte moderna.